amici, sono lieto ed onorato di presentarvi la quarta videocassetta di cucina che è stata elaborata dalla Federazione Cuochi da distribuire in omaggio agli associati in regola con la quota sociale 1996. La videocassetta è stata elaborata sul tema dei metodi di cottura e precisamente sulle tecniche per cotture miste ed è stata approntata con bravura dagli chef Carlo Bresciani, Piercarlo Zanotti, Fabio Mazzolini e Denis Buosi, coordinati da Carlo Serugeri e Antonio Cretti. La videocassetta vuole, come sempre, evidenziare il livello della ricerca tecnico-culinaria elaborata da questi esperti, noti per il loro rigore e la loro professionalità. Vi ringrazio. Marpre di lepre con insalatina novelle all'agretto di mele. Ingredienti per 8 persone. 1000 g di polpa di lepre, 250 g di lonza, 150 g di lardo, 100 g di cipolle, 100 g di carote, 100 g di sedano, 5 g di aglio e 50 g di mazzetto guarnito. E poi ancora un litro di vino rosso, 5 g di salnitro, e una dadolata composta da 150 g di lingua, 150 g di prosciutto cotto, 150 g di lardo, 30 g di tartufo nero e 30 g di pistacchi. E per finire 250 cc di marsala, 10 g di colla di pesce, sale, pepe e noce moscata quanto basta. Olio extravergine di oliva e aceto di mele. Sale, le insalatine e delle mele. Quanto basta. Inizio la ricetta spolpando la lepre. Mondo la polpa e la taglio a pezzetti di 25 grammi circa cada uno. I pezzetti li ripongo in una bacinella. Taglio i cubetti della lonza e li unisco alla polpa di lepre. A questo punto taglio grossolanamente il sedano, le carote e le cipolle e le unisco alle carni. Regolo di sale e pepe e poi unisco il salnitro e il mazzetto guarnito. Poi si ricopre il tutto con vino rosso e si ripone il tutto al fresco a marinare per 24 ore circa, dopo aver protetto il recipiente con pellicole per alimenti. Thank you.
questo punto taglio a dadini il prosciutto cotto, la lingua salmistrata cotta e il lardo. Si ripone il tutto in una bacinella. Unisco i pistacchi precedentemente sbianchiti e, mi raccomando, pelati e tagliati a metà per il lungo. Poi pelo il tartufo nero, lo taglio a listelle e lo unisco alla datolata. Il tutto si ricopre con marsala e poi si protegge il recipiente con pellicola per alimenti e si ripone in luogo fresco a marinare per circa 6 ore. Poi faccio scolare la lepre già marinata e la faccio rosolare con le verdure in un tegame pesante, con olio, cipolla tritata e uno spicchio di aglio. Il vino della marinata lo verso in una casseruola e lo porto a ebollizione. Poi il tutto lo verso sulla lepre già rosolata e lo faccio ridurre. Dopo aver bagnato con brodo, si completa la cottura a recipiente coperto. A questo punto si separa dal fondo di cottura la carne. Si passa al setaccio il fondo di cottura con le verdure. Lo si porta poi ad ebollizione in un tegame basso e pesante. Unisco la colla di pesce già ammorbidita in acqua e poi la carne.
Adesso si scola la dadonata di prosciutto cotto, lingua e lardo. Si unisce il tutto alla carne, già nel suo fondo di cottura passato. Si dà una bella mescolata e si versa il tutto in una terrina. Lo si lascia raffreddare e si ripone in frigorifero a rassodare per almeno 6 ore. È giunto il momento di preparare il lagretto con sale, olio extravergine di oliva, aceto di mele. Poi si emulsiona il tutto per mezzo di una frusta. A questo punto acidulare dell'acqua fresca. Con l'apposito cucchiaino prepariamo delle palline di mele e le conserviamo nell'acqua acidulata. Si sforma il marbré e lo si affetta. E poi lo si compone a piacere con delle insalatine e delle mele. Per finire si condisce con l'agretto. Tortelloni con stufato di anatra al fegato grasso e tartufo. Ingredienti per 6 persone. 300 g di petto d'anatra, 50 g di carote, 50 g di sedano, 50 g di cipolle, un rametto di rosmarino, 150 g di fegato grasso, 30 g di tartufo bianco e 60 g di burro. 60 g di olio di oliva, 80 g di mollica di pane bianco fresco, 80 cc di vino rosso, 70 cc di vino bianco Malvasia, 450 g di pasta all'uovo, 60 g di dadonata di pomodoro, sale e pepe quanto basta. Tagliare grossolanamente la cipolla, la carota e il sedano. Queste verdure le faccio rosolare con olio di oliva in un tegame basso e pesante. Poi separano i petti di anitra, li si tagliano a dadini e li si fanno saltare nel tegame con le verdure. Bagno il tutto con vino rosso e lascio evaporare.
Si regola il tutto di sale e pepe. Lo si fa stufare e si passa al tritacarne. Con della sfoglia molto sottile di pasta all'uovo formo dei dischi con l'apposito stampo. Adesso faccio adagiare al centro una giusta quantità di farcia, preparata con del petto d'anatra stufata e mollica di pane bianco fresco. Con il tutto formo dei tortelloni. I tortelloni li ripongo su un vassoio infarinato. Poi si fanno cuocere i tortelloni in acqua salata in ebollizione. In una padella con burro fuso faccio saltare il fegato grasso tagliato a dadini, regolo di sale e pepe. Bagno con del malvasia bianco e lascio sfumare. Si scolano i tortelloni e li si fanno saltare in padella con il fegato grasso. Si cosparge di dadolata di polpa di pomodoro e per finire si affetta sopra il tartufo bianco e si serve. Trota salmonata brasata al vino rosso con verza croccanti e patate naturali. Ingredienti per la preparazione: 1 kg e 800 g di trota, 50 g di prezzemolo, 10 g di salvia, 70 g di filetti di alici, 5 g di aglio, orli d'uovo, 100 g di pane grattugiato, 100 g di carote e 100 g di cipolle, 100 g di sedano, 20 g di scalogno, 1 litro di vino rosso, 1 litro di fumetto di pesce, farina bianca quanto basta, 150 g di olio di oliva, 100 g di lardo affettato, 600 g di verza e 600 g di patate. Si trita il prezzemolo la salvia e i filetti di alici. Si mette il tutto in una bacinella. Si unisce il pane grattugiato e i tuorli d'uovo.
Si amalgama bene il tutto con una spatola di legno fino a ottenere una farcia omogenea. Adesso si apre la trota a portafoglio dalla pancia. Si deve diliscare. Bisogna pararla e togliere le eventuali spine con le apposite pinzette. Si spalma all'interno con la farcia e si ricompone la trota. Con la paratura e la lisca preparo un fumetto di trota. Poi affetto grossolanamente le carote, il sedano, lo scalogno, la cipolla e l'aglio. Faccio tostare le verdure in una teglia con olio di oliva. Do una bella infarinata alla trota, già farcita, e la faccio rosolare in una teglia, con olio su fette di lardo. Thank you.
questo punto si uniscono le verdure tostate e il vino rosso già in ebollizione. Aggiungo il fumetto di pesce e faccio brasare in forno. Di tanto in tanto bagno la superficie con il fondo di cottura. In acqua salata in ebollizione faccio sbianchire le verze tagliate a listelle. Le faccio scolare e le faccio saltare in padella con olio di oliva. E poi regolo con sale e pepe. Si raccomanda di mantenerle croccanti. A cottura ultimata tolgo la trota dal fondo di cottura e la mantengo in caldo. Faccio passare al cornetto cinese il fondo di cottura e lo faccio ridurre. E a questo punto adagio la trota priva della pelle sul piatto di portata. Adesso la contorno con delle verze croccanti e le patate a vapore. E per finire si fa lappare il tutto con il fondo di cottura ridotto. Brasatini di manzo con carote e cipolline glassate e fichi al bacon gratinati. Ingredienti per 6 persone. 900 g di fesone di spalla di manzo, 100 g di lardo, 150 g di sedano, 150 g di carote, 100 g di cipolle e 750 cc di vino rosso, 30 g di concentrato di pomodoro, 10 g di timo, chiodi di garofano quanto basta, 6 fichi, 100 g di pancetta affumicata, 350 g di carote e tornite, 400 g di cipolline e 30 g di zucchero. E infine 150 g di olio di oliva, 20 g di burro, farina bianca quanto basta e brodo quanto basta. Iniziamo tagliando grossolanamente 70 g di sedano, 70 g di carote e la cipolla e poi si ripone il tutto in una bacinella. Si taglia il fesone di spalla in medaglioni regolari di grammi 70 cada uno circa.
affetto il lardo e le rimanenti carote e sedano a listelle. Con le listelle ottenute stecco i singoli medaglioni. E poi adagio i medaglioni nella bacinella delle verdure. Ricopro il tutto con vino rosso e ripongo poi a marinare per almeno 12 ore in recipiente coperto. Faccio scolare il vino e separo i medaglioni dalle verdure. Adesso, in una casseruola bassa e pesante, faccio rosolare con dell'olio di oliva le verdure della marinata. Salo e pepo i medaglioni, li infarino e li faccio rosolare in padella con olio di oliva. A questo punto si adagiano nella casseruola con le verdure e li si bagnano con vino della marinata, portato a ebollizione e lo si fa ridurre.
si unisce il concentrato, i chiodi di garofano e si bagna con brodo di carne. E poi si fa cuocere in forno a recipiente coperto. Sbianchire le cipolline e poi in una padella con olio di oliva far caramellare lo zucchero e unire le cipolline. Farle saltare e portarle a cottura, glassandole con il fondo al caramello. Adesso, in una padella con olio e burro, faccio saltare le carote tornite dopo averle sbianchite. E poi bagno con brodo. Adesso si tolgono i brasatini dal fondo di cottura e li si mantengono in caldo. Poi si passa al setaccio il fondo di cottura con le verdure. Si fa ridurre. Si rimette nel fondo i brasatini e si completa la cottura glassandoli con l'intingolo. Poi si avvolgono i fichi pelati e tagliati a metà con la pancetta affumicata e si fanno gratinare in forno. E per finire si compone il piatto a piacere, in tegame o in porzione singola, con i contorni indicati. Pere al vino rosso e castagne glassate con mousse alla cannella. Ingredienti per 4 persone: 4 pere, 150 g di zucchero, 500 cc di vino rosso, cannella a quanto basta e 16 castagne. Per la ghiaccia all'acqua invece 250 g di zucchero a velo, 35 cc di acqua, 4 mousse alla cannella, 4 quadratini di cioccolato e cacao in polvere quanto basta. La nostra ricetta ha inizio versando in una casseruola il vino rosso, lo zucchero e la cannella. Si porta il tutto ad ebollizione. Si pelano le pere, le si tagliano a metà e si toglie il torsolo. Al vino in ebollizione si uniscono le pere e le si fanno cuocere.
Poi si prepara la ghiaccia all'acqua, sciogliendo lo zucchero a velo con l'acqua, utilizzando un mestolo di legno. Immergere poi nella ghiaccia bianca, una alla volta, le castagne, precedentemente pelate e sbianchite in acqua in ebollizione, zuccherate e aromatizzate con vino bianco. Poi si fanno glassare e le si adagiano su una griglia. Le si passano al forno a questo punto per solidificare la ghiaccia. Poi si tolgono le mezze pere dal fondo di cottura e le si scolano su una griglia e poi le si affettano. Si spolvera leggermente il piatto con cacao in polvere e si adagia su un lato il quadratino di cioccolato e su questo le castagne glassate. Adesso si termina la composizione del piatto con una piccola mousse di cannella e le pere affettate. E per finire, una bella decorazione a piacere.